Oggi parliamo di dizione e in particolar modo voglio raccontarvi come la lingua italiana sia il risultato della trasformazione dal latino. E cosa molto interessante, spesso parliamo delle vocali aperte e chiuse, in particolar modo della E, e adesso vediamo come questa trasformazione avviene appunto dal latino. Dunque, innanzitutto dobbiamo dire una cosa molto importante, perché nella lingua popolare, quella parlata dagli antichi romani, c'erano state un po' delle trasformazioni, perché, come sapranno coloro che hanno studiato il latino, in questa lingua esiste una E che è breve, con l'accento breve, e c'è anche il dittongo AE che corrisponde ad E. Queste due vocali si erano già confuse tra di loro e producevano praticamente lo stesso suono, cioè la E aperta. Quindi la E breve in latino e il dittongo AE producevano lo stesso suono della E aperta. E in questo modo, grazie alla tradizione orale, sono infatti passate all'italiano. Ad esempio, il latino ferus in italiano è diventato fiero, il latino septem in italiano è diventato sette. Il latino presto in italiano è diventato presto.